Giunge al capolinea il mandato da sindaco di Valenzano per Giampaolo Romanazzi, insediatosi nel 2019. Determinanti le firme di dimissioni di 10 consiglieri comunali che hanno così reso concreta la sfiducia nei suoi confronti. Dopo le prime dimissioni del 2020 per altre fibrillazioni, poi ritirate, questa volta il passo indietro è definitivo. Ora la palla tornerà alla prefettura, a cui toccherà nominare l'amministrazione commissariale. Abbiamo programmato un lavoro nel medio e lungo termine, intercettato tanti finanziamenti che purtroppo ora speriamo non vengano messi a rischio dal commissariamento. Oggi ti direi che non rifarei probabilmente tante cose, tante scelte, che però sono quelle scelte che mi hanno permesso appunto di avere il tempo di intercettare questi finanziamenti, di portare finalmente a compimento un concorso a Valenzano. Noi abbiamo trovato una macchina amministrativa praticamente ridotta all'osso e oggi stavamo rimettendo in piedi un comune dissestato. Cosa conservo? Conservo il rapporto con i cittadini, con le persone, che poi è il vero senso del fare politica. Ecco. C'è stata la solita firma davanti ad un notaio da parte di 9 consiglieri, 4 di maggioranza e 6 di opposizione. Come è stato annunciato dall'ex sindaco Lo Moro già sui social, giornata di venerdì o di sabato. Firme che poi sono state depositate dalla rappresentante di Puglia Popolare, Francesca Ferri.